primo tempo Virtus Neapolis contro Pasta e Patan. Siamo qui con Sheral. Sheral, state perdendo 4-1, molti tiri per voi, che cosa è che non va e che cosa si deve cambiare? Stiamo sbagliando troppo sotto porta e non c'è difesa, giochiamo troppo avanti, giochiamo. E questo ci ha penalizzato. Sì, sicuramente, forse un po' più di precisione per il secondo tempo e potete impensierire di più avversari. Esatto. Va bene, grazie, in bocca al lupo. Postiglione! Angelo! Veloce! Siamo qui con Postiglione, Pasta e Patan finalmente che si svegliano, 4-1, cosa dovete fare in questo secondo tempo? Di giocare, tanto comunque siamo una squadra che si è ritirata dal torneo, quindi ce la giochiamo, come va? Va bene, grazie, in bocca al lupo per il secondo tempo, ci vediamo per il secondo tempo di Virtus Neapolis contro Pasta e Patan. Sera, siamo qui al termine della partita Virtus contro Pasta e Patan con i due migliori in campo, tutti e due, del Pasta e Patan, Gallaro e Potuto, due ottimi giocatori. Finalmente questo Pasta e Patan si sveglia un po' per la testa, è 11 a 7 punti, raccontateci un po' la storia. Sì, che dire, noi siamo venuti qua all'arrembaggio, che comunque per noi questa è l'ultima partita, credo. Vabbè, la ultima mi dispiace che è arrivata la vittoria. Come è arrivata? Una bellissima partita sicuramente. Sì, un sì, bel gioco mostrato. Sacrificio, è bene. Con i nostri nuovi innesti siamo andati bene. Però no, come non, non credo di continuare il torneo. Però sono 11:26. No, no. È possibile, ci dispiace di questa affermazione. Sono proprio ritardatari cronici. Vogliamo dedicare 4 gol a testa. No, non ci sta scusa. Anche perciò dico. Dedico al mio cane Max che è stato poco bene. E io li dedico alla mia ragazza. Va benissimo, ciao ragazzi. Ciao, ciao. Mannaggia Gesù, che si muove.